Buongiorno, buona domenica e buona Pasqua a tutti. Come ogni mattina procediamo con la nostra rassegna stampa, iniziamo proprio dalla stampa locale, leggiamo quindi insieme il quotidiano del Molise. È Pasqua in un mondo che stenta a sperare in una risurrezione. Nelle parole del Vescovo un augurio che rinnova l'appello a credere nel futuro. Notte a luci rosse pagata dai molisani, tra le spese pazze dei gruppi anche una serata trascorsa con una escort. Continua l'inchiesta del GICO della finanza sui rendiconti. Il politico è iscritto nel registro degli indagati. Protezione civile, gli alberi di Natale per il Vaticano non erano autorizzati. Campobasso, comunali, Battista convince, è l'uomo del rilancio. Isernia, vietato andare in bici, non ci sono piste ciclabili. Campobasso, tentato omicidio, Santoro sarà trasferito. Don Marino, il caso al Santo Uffizio, il parroco è accusato di pedofilia. Metanodotto, l'opera prende forma, Venafro, c'è l'ok del Ministero. Passiamo adesso a Primo Piano Molise, leggiamo anche qui insieme le prime notizie riportate in prima pagina. Elezioni, ultima settimana di trattative, sabato a mezzogiorno scade il termine per presentare le liste, si vota in 61 comuni molisani. I test più importanti a Campobasso e Termoli, dove i partiti devono rispettare anche le quote rosa indicate dalla nuova normativa. Larino, registro dei tumori, frattura incontra le associazioni. Campobasso, barista coltellata, l'aggressione esce dal carcere. Una notte a luci rosse coi soldi dei contribuenti, le spese folli dei gruppi regionali. Ospedale Santissimo Rosario, il comitato si prepara ad azioni eclatanti. Quindi siamo a Venafro, Campobasso, Pasqua, il messaggio di Brigantini, tutti nella gioia e nell'impegno. Vediamo le notizie sportive, Molise Cup, colpo del Pesche a Cerce Maggiore, il San Martino e il Castel del Giudice in finale, calcio a 5. Passiamo adesso a Informa Molise, leggiamo anche qui le prime notizie riportate sul sito. Registro dei tumori, Corea, ai cittadini sono dovute non concesse le informazioni sull'ambiente. Saluppo, c'è ancora chi promette ai giovani falsi contratti per strappare una candidatura. Insieme per Riccia, Fanelli, lista di qualità, ora continuiamo il grande lavoro. Expo 2015, esenzione IVA per i partecipanti. Amministrative, a maggio 57 comuni molisani tornano al voto. Leggiamo adesso la Gazzetta del Mezzogiorno, vediamo anche qui le principali notizie riportate sulla prima pagina. Banche contro la cura Renzi, troppe tasse, va ripensato il decreto IRPEF, i consumatori no, benefici per tutti, Palese e Latronico no alla stangata sulla stampa, torna il CAV, attacca i giudici. Bari, corsa al comune fra attacchi e fughe, in tre emigrano da Forza Italia, il nuovo centrodestra. Liti e dossier clandestini, bufera sui 5 stelle pugliesi, zone franche, in Puglia da giovedì le domande. Bruxelles stronca l'Italia, 85 miliardi di fondi europei senza programma. DEF appunto sotto accusa. Pasqua, giro d'affari e turismo in calo, il Papa battezza 10 persone. Passiamo adesso alla pagina invece di Libero, vediamo anche qui insieme le prime notizie riportate. Trovare lavoro a 50 anni, uno schiaffo alla crisi, in 500.000 hanno perso il posto ma c'è speranza, cresce la richiesta d'esperienza, i settori che tirano le opportunità per dirigenti e impiegati, le possibilità per mettersi in proprio. Il bestiario, Silvio si è svegliato però l'Italia è cambiata. Attacco al Premier. Scendiamo un attimo, vediamo anche questo titolo. Il Cavaliere prova a liberarsi dall'abbraccio mortale. Il nuovo centrodestra si sfalda, la carestia di poltrone manda in tilt gli alfagnani.
Scommettono 80 euro che il bonus sarà un malus per 3 italiani su 4. E in ultimo giù le mani dalle mie tette la Lucarelli a quelli del fatto. Leggiamo adesso invece la prima pagina dell'Avvenire. Pasqua, il nuovo inizio, il Papa, la storia salvata da un atto d'amore. Francesco nella veglia del Sabato Santo. In Galilea per rileggere tutto a partire dalla croce, dalla vittoria e riceve il fuoco che Gesù ha acceso nel mondo. Banche in rivolta, Renzi replica fuori dalla realtà. Ucraina a est, tregua pasquale. Bene, e con questo è tutto. Grazie per aver seguito la rassegna stampa di Molise TV. Vi lascio ora alle previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni meteo per il 20 aprile. La giornata di Pasqua si presenterà in prevalenza soleggiata fino al primo pomeriggio, ma verso sera arriverà nuvolosità irregolare da ovest, con possibilità di piogge in direzione dalla dorsale al basso versante adriatico. Temperature in deciso aumento a tutte le quote, venti meridionali in rinforzo con scirocco a fine giornata, mari tendenti a mossi o molto mossi. Queste le temperature previste, Campobasso minima 8, massima 19, Isernia minima 7, massima 18, Termoli minima 12, massima 17. Il meteo è stato offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero.